Sì, dunque abbiamo parlato del corpo, del corpo che continuamente ritorna nella scrittura, del corpo scrittura, di un corpo che in qualche modo nella tua poesia diventa ragionamento intorno a se stesso, intorno al mondo e quindi, come dire, attraversa l'interno e l'esterno continuamente. E in questo si fa logos, in questo diventa dialogo, rapporto osmotico, continuo tra interno e esterno, come dire, attraverso la superficie del mondo il corpo addentra e diviene esso stesso superficie. Il corpo della scrittura mi sembra qui estremamente anche coerente con quest'altra forma di operazione che già da qualche anno hai cominciato, e cioè quella di un accesso a una nuova forma di riflessione, a una nuova forma di superficie, quella in qualche modo che mette insieme semanticamente colore, scrittura, segno, in qualche modo anche incisione. È come se, come dire, il Logos avesse preso, un altro campo, ma è appunto soltanto un come se, perché, nella prassi, credo, cambi poco, cambia, forse il medium, ma nell'intuizione originaria, mi pare che tu sia dentro, l'elemento. Sì, la questione è da intendersi cosa vuol dire superficie. È vero, il ragionamento che fai è corretto perché in tutti e due i casi, nell'ambito della poesia e nell'ambito della pittura, il tema centrale è la superficie, quello che riesce a stratificarsi all'interno di una superficie. E stratificarsi della superficie dice quanto in fondo l'opposizione profondità-superficie sia precaria dal punto di vista esistenziale. Quando si fa meno di una presunta profondità, dal romanticismo in poi esasperatamente ammirata, che è quella poi della nevrosi, del non equilibrio, dello squilibrio tra i desideri, le possibilità e le realtà effettive, cioè questo disagio della civiltà che comincia con il disagio individuale e dando origine appunto a tutti quei movimenti compensatori a cui viene chiamata l'arte o la letteratura. Invece, in una prospettiva diversa, una prospettiva dove non è una presunta profondità a generare senso, ma invece l'amorosa descrizione dell'unica ricchezza che veramente si possiede, cioè la ricchezza sensibile, ecco questo amore per ciò che è immediatamente circostante e sensibile, l'illuminazione che il circostante può offrire è sicuramente qualcosa che ritengo che la pittura possa dire in maniera
ancora più esplicita della stessa poesia, trattandosi di una superficie. La stratificazione della superficie è un paradosso, perché in realtà è come se nella superficie vi fosse sempre una memoria. Questa memoria è il sovrapporsi di strati precedenti. Quindi non c'è una superficie che sia superficiale, nessuna superficie è superficiale. Ecco, la superficialità semmai è data dalla nevrosi, cioè da una discronia, distonia tra il pensiero e la realtà, perché questa è la nevrosi, è il doversi adattare un compromesso in fondo impossibile ad una realtà partendo da presupposti non realistici. Invece l'adesione profonda a ciò che è, il provare ad essere aderenti a ciò che è, dovrebbe restituirci questa profondità della superficie. Il corpo. Nel tuo libro il corpo è un nuovo attore, una qualescenza di sensibilità e ragionamento. È un essere senziente e desiderante, nello stesso tempo è un essere meditativo, ragionante. In un certo senso è come se fosse una forma oggettivata che si sostituisce all'io lirico. Quindi il corpo prende forma, agisce, occupa uno spazio. E questa trasformazione, questa sostituzione mi pare che avvenga anche nelle strategie retoriche che adoperi, nelle qualità. Questo occupare spazio, questa messa in scacco dell'io lirico si traduce in una prevalenza dal punto di vista retorico della metonimia sulla metafora. Ecco, volevo sapere che cosa pensi di questa possibile interpretazione? Da Benjamin a Luperini c'è il discorso dell'allegoria che si contrappone alla metafora. L'allegoria è uno strumento conoscitivo, da Baudelaire in poi nella poesia moderna, molto efficace, mentre invece la metafora sarebbe alla radice del simbolismo. Quindi, mentre un realismo allegorico aggredisce e produce conoscenza, il simbolismo tenderebbe invece a evadere con una forza evocativa, ma tutto sommato misticheggiante. E in questo senso il corpo è metonimico per sua natura, in quanto parte di un tutto, e questo tutto è il mondo. Tutto ciò che viene appreso in maniera corporale è un momento di questa conoscenza della realtà. E quindi sì, è vero, le qualità lavorano continuamente in maniera metonimica perché si muovono attraverso esperienze discrete, puntuali, dove le cose parlano il linguaggio del corpo e il corpo può parlare il linguaggio delle cose per questa continua inversione che come dire, l'evitare l'io lirico permette. Perché l'io lirico è una costruzione artificiosa, oltre che artificiale, che finisce col condizionare la stessa creatività poetica dentro una tradizione piuttosto costringente. E attraverso questo personaggio del corpo, che come dice è anche un attore nel senso che agisce e riflette sulla sua azione, attraverso questo lavoro del corpo, attraverso questo agire, mi pare di poter conoscere il mondo per quello che si dà, cioè non attraverso le rappresentazioni simboliche o metaforiche di questo mondo, quindi anche ideologiche, di questo mondo, mondo della società dello spettacolo, o peggio ancora, forse dello spettacolo della società dove noi siamo giunti, ma attraverso finalmente un mondo concreto, umanamente tangibile, umanamente condivisibile e condiviso.